Tutto è cominciato una settimana dopo il terremoto, quando alcuni giovani, insomma, hanno sentito proprio il giorno stesso dei funerali, se ricordo bene. Ci siamo incontrati a casa di un nostro amico, abbiamo iniziato così a parlare, abbiamo iniziato finalmente, era il primo giorno che ci rincontravamo, insomma, dopo quello shock. E là ci siamo resi conto che quello era veramente forse il primo momento in cui per un attimo abbiamo riniziato a scherzare, abbiamo riniziato a rilassarci, abbiamo smesso di pensare a quello che era accaduto. Ricreare un luogo in cui mettere a disposizione spazi anche di socialità, di creazione di cultura. Quindi abbiamo incominciato innanzitutto convocando una grande assemblea in un parco, il Parco del Sole, un parco qua vicino. E quell'assemblea è stata veramente fantastica, più di un centinaio di persone, una cosa all'Aquila veramente inimmaginabile. E siamo arrivati piano piano quindi a dotarci di uno spazio, che è stato questo tendone in questo parco. Ci ha portato poi piano piano quindi a capire il valore proprio della partecipazione, alla partecipazione di tutti i cittadini con cui ci siamo trovati a condividere tutto, giorno per giorno, perché è nato tutto anche dalla volontà di uscire dai campi, perché fondamentalmente non eravamo più in grado di sopportare il controllo e anche l'impotenza e la frustrazione, perché comunque sentivamo il bisogno e la forte volontà di fare qualcosa, di partecipare concretamente, rimboccarci le maniche e iniziare a ricostruire la nostra città dal basso, a partire proprio dalla ricomposizione della comunità, dei rapporti sociali. È così un luogo in cui appunto chiunque può venire, nel decreto che vanno proprio in direzione opposta alla richiesta del 100% di ricostruzione, 100% trasparenza, 100% partecipazione, diritti che abbiamo chiesto più volte con forza attraverso una campagna condivisa con tutti i comitati cittadini, però purtroppo non siamo stati ascoltati. La nostra manifestazione di Roma è stata bollata come la manifestazione di una parte politica, nonostante non si è resi conto quanto fosse stato difficile per persone che magari non l'hanno mai fatto, non hanno mai avuto un'esperienza politica, organizzare dei pullman per andare appunto da qui, dalla costa a Roma, essere così in tanti presenti sotto Montecitorio, organizzare un corteo che non era neanche autorizzato da Piazza Venezia fino al Parlamento, però l'abbiamo fatto. Tornati ne abbiamo organizzato un altro che è partito da Piazza d'Armi, simbolicamente appunto il luogo forse di maggior repressione, il luogo dove c'è stato sempre vietato di fare le assemblee, di distribuire i volantini. Non passa il concetto che quelle sono casa nostra, che è il nostro territorio, no, noi siamo ospiti. E purtroppo non abbiamo neanche modo, se non attraverso appunto, o attraverso la protezione civile, se non hai modo di partecipare concretamente al processo di ricostruzione. Noi non vogliamo criticare i volontari, tutti i volontari che sono stati qui a darci una mano, che hanno impiegato appunto le loro energie, a partire innanzitutto dai vigili del fuoco, che non ringrazieremo mai abbastanza. Però purtroppo questo apparato, questa organizzazione che fondamentalmente non ascolta, perché il primo momento di ascolto, di confronto tra i comitati e i cittadini e Bertolaso è avvenuto il 23 giugno, il giorno in cui a Roma veniva approvato definitivamente il decreto. Il Digomac, questa caserma dove si terrà in questi giorni il G8, dove appunto è l'autorità centrale in questo momento all'Aquila, simbolicamente una caserma dove vanno in quattro Apache, ci chiamiamo scherzosamente, quelli che viviamo qui in queste tende. Siamo andati con uno striscione che ho scritto in dialetto, cacciate i sordi, forti e gentili sì, fessi no. Siamo stati respinti come criminali, in pratica, siamo stati allontanati dalla caserma, questa è una caserma, qua di fronte non si può sostare, questo è stato risposto. Abbiamo voluto organizzare poi momenti anche di apertura, momenti di confronto con la realtà da fuori, perché vogliamo simbolicamente rompere in questi giorni questa vetrina che è stata costruita attorno all'Aquila, questa teca che vuole far credere che quell'Aquila va tutto bene, che la ricostruzione procede perfettamente, che è un processo rapido e partecipato. Le cose non vanno assolutamente così, le nostre proposte non sono state minimamente ascoltate. Tutto quello che proviene dal basso e proviene dai cittadini viene bollato come critiche esterne, come bugie, come polemiche pretestuose, e non ci sono concreti e reali momenti di confronto appunto tra realtà come queste che concretamente poi stanno contribuendo a ricostruire proprio il tessuto sociale, a ricostruire anche delle strutture come per esempio il Media Lab, che è un internet point, un mezzo di comunicazione che abbiamo costruito noi così dal basso, dal nulla. E è per questo che appunto siamo dovuti arrivare a un momento di confronto come quello di oggi, perché crediamo sia fondamentale mettere in rete esperienze come la nostra, appunto di autodeterminazione dal basso, di un percorso proprio aperto di partecipazione a tutti i cittadini, di cittadini che vogliono con forza riappropriarsi dei propri spazi e del proprio futuro.
perché purtroppo questa è l'unica alternativa secondo noi a un processo di spopolamento che invece viene anche in maniera ambigua lasciato andare, perché se pensiamo che in questi giorni appunto nei campi si è più o meno tacitamente consigliato il fatto di lasciare la città perché sarebbe stato appunto invivibile in questi giorni, molti esercizi commerciali sono stati invitati a chiudere, sappiamo di casi pazzeschi di persone, cittadini aquilani che a proprie spese avevano preso una casa magari nella zona vicina alla zona rossa e questa casa gli è stata requisita in questi giorni perché serve appunto durante il G8. Gli unici lavori che abbiamo visto portare avanti in questi giorni sono stati i lavori preparatori di questa grande vetrina che sarà il G8, quindi l'allestimento della caserma, una strada che va dall'aeroporto fino alla caserma, mentre per le nostre case ancora non si muove una paglia. Ed è per questo, per diciamo bucare questo muro di bugie, che abbiamo coniato questo slogan, Yes We Camp, perché appunto vogliamo far passare con forza questo messaggio, semplicemente la verità, verità e giustizia, quello che abbiamo chiesto anche l'altra sera durante la fiaccolata, ovvero il fatto che qui all'Aquila purtroppo la ricostruzione non è assolutamente cominciata, se non appunto una ricostruzione dei rapporti sociali, ricostruzione dal basso che i cittadini in prima persona stanno portando avanti, perché per le nostre case, come vi ripeto, ancora non si muove un mattone. Gli unici mattoni che si muovono sono questi di questa grande speculazione del progetto case, questa grande scelta illuminata appunto che è stata imposta già dai primi giorni alla città, purtroppo senza un'opposizione concreta da parte delle istituzioni locali, una scelta che appunto comporta il fatto che i cittadini sono ancora all'interno delle tende, non sanno quando ne usciranno, non sanno cosa sarà del loro futuro, si vive nell'incertezza. E a settembre si è detto che usciremo tutti dalle tende, ma sappiamo che per settembre non saranno a disposizione alloggi, neanche alloggi rimovibili tipo casette di legno o case sfitte, come avevamo chiesto noi di ricostruire le case sfitte. Di conseguenza probabilmente a settembre anche quei pochi che sono voluti rimanere qui perché attaccati al territorio dovranno probabilmente andare via, magari negli alberghi sulla costa, negli alberghi delle località pedemontane di Roccaraso e Pescasseroli. E questa è la verità. Noi andiamo incontro all'utopia di rivedere la nostra città rifiorire già a settembre con la riapertura delle scuole. In realtà probabilmente anche quei pochi che sono rimasti qui a settembre verranno fatti allontanare dal territorio. Questo noi lo denunciamo con forza, noi pretendiamo che a settembre la nostra città, ma a partire da domani, per arrivare a settembre, a riavere la nostra città comunque popolata, viva, con le attività economiche, con anche i rapporti sociali ricostruiti, perché non si può pensare di continuare a tenere metà popolazione in alberghi sulla costa, l'altra metà all'interno delle tendopoli, non si è mai visto, siamo l'unico terremoto dove dopo 3 mesi le persone sono ancora tutte all'interno delle tende e siamo anche l'unico terremoto dove addirittura si va a richiedere i soldi delle tasse, i tributi che sono stati sospesi già a partire dal prossimo anno, quelli sì al 100%, la tassa di scopo alla fine l'hanno messa sugli aquilani, se la ripagheremo noi la ricostruzione. E quindi per questo vogliamo confrontarci con voi, con tutte le persone che sono venute oggi, anche per parlare di ricostruzione, per parlare di democrazia, ricostruzione e democrazia anche in tempi di crisi, perché sappiamo che poi è con questo che si intreccia, con questa congiuntura, non vogliono dircelo, non vogliono ammettere che non ci sono le risorse, ma sappiamo che è lì, è quello il nodo. Purtroppo poi le risorse si trovano per comprare i caccia bombardieri F-35, o per salvare le banche, però per ricostruire una città di provincia come la nostra purtroppo pare che le risorse non si trovano solo promesse e bugie. Però questo sarà un percorso di anni, sarà un percorso lungo che noi vediamo anche come un laboratorio forse di partecipazione, un laboratorio in cui costruire materialmente un'altra vita, perché qui noi non mettiamo in gioco solo appunto magari delle idee o magari anche dei momenti di partecipazione, noi qui stiamo costruendo proprio la nostra vita, il nostro futuro, forse è proprio questa la peculiarità così difficile di questo percorso che da far capire a chi non ha vissuto questa tragedia.